Buonasera dal TG Norba Sport. Subito al lavoro il Bari dopo la bella vittoria di ieri contro l'Udinese. L'interesse dei tifosi è rivolto a Riccardo Meggiorini, che subito dopo il gol dell'1-0 è rimasto vittima di una botta alla coscia sinistra. Non è stata necessaria l'ecografia. Secondo lo staff tecnico, infatti, si parla di un ematoma. La speranza è che venga subito riassorbito. Stamane Meggiorini ha svolto lavoro differenziato. Domani, nella seduta pomeridiana, potrebbe unirsi ai compagni di squadra. Sarebbe un buon segno in vista della trasferta di Firenze in programma domenica prossima. I calciatori che ieri hanno giocato oggi hanno svolto solo lavoro di scarico. Gli altri invece, agli ordini di Giampiero Ventura, fatta eccezione per Stellini, Salvatore Masiello, Donda, Sforzini e Langella. Il giudice sportivo ha reso noti i nomi degli squalificati. Per fortuna non c'è nessun biancorosso, mentre nelle file viola salterà la gara di domenica il terzino Gianluca Comotto. E proiettiamoci verso la gara contro l'Inter che si giocherà sabato 16 gennaio al San Nicola. Oggi a Bari provincia sono stati venduti i primi tagliandi per la partita, nonostante i rincari annunciati, partita alla caccia al biglietto. Antonio Lo Conte. Ce l'ha fatta, l'ha comprato. Sì, due. Per avere gli altri ci vogliono gli altri documenti per forza. Io pensavo che erano quattro. E invece deve ritornare. Devo ritornare di nuovo. Situazione non invidiabile considerando le decine di persone in fila. La corsa al biglietto per Bari Inter del 16 gennaio è iniziata ufficialmente alle 9. Si fa di tutto pur di esserci, anche reclutare genitori disposti a prendere un giorno di ferie. C'ha 15 anni, va a scuola, quindi per non fargli perdere la scuola e poi perché vuole venire allo stadio. E quindi la mamma in coda? Purtroppo sì. Folto il plotone di interisti arrivati da fuori regione. I primi due giorni tagliandi disponibili solo nelle rivendite autorizzate Ticket One di Bari e provincia. 3 punti dalla zona Champions con una partita in meno. L'entusiasmo è alle stelle per i tifosi. L'aumento è giustificato. Due ore d'aumento. La squadra sta meritando, quindi a questo punto. Li vale quei pochi euro in più? Quei pochi euro in più li vale. Questo sogno va anche pagato. Ben vengano gli aumenti quando ci sono i risultati. Con questo Bari è giusto. Nell'attesa si sfogliano i giornali sportivi e si pensa in grande leggendo i commenti sull'esaltante vittoria contro l'Udinese. È giusto che il Bari torni sul mercato per rafforzare la squadra? Sì, penso di sì. Oggi Antonio Conte non è più l'allenatore dell'Atalanta. L'ex tecnico del Bari ha rassegnato le dimissioni stamane dopo il risultato negativo rimediato contro il Napoli. Dimissioni che sono state prontamente accettate dalla società lombarda. Antonio Conte durante la gara è stato bersaglio insieme ai calciatori nerazzurri della contestazione dei tifosi. Secondo il patron dell'Atalanta, Ruggeri, il rapporto tra il Salentino e Bergamo sarebbe finito male sia sul campo che fuori e i gesti che Conte avrebbe rivolto verso il pubblico devono essere evitati. Il Salentino da parte sua lascia Bergamo con l'amaro in bocca. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare, ha commentato Conte, ma evidentemente non è bastato e proprio per questo ho deciso di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni. Noi facciamo l'in bocca al lupo comunque ad Antonio Conte per la sua carriera da allenatore, ha fatto davvero tanto tanto bene a Bari.